Sai che in Puglia, in provincia di Bari, nella cittadina di Castellana Grotte, ogni anno di 7-8 settembre si festeggia la sagra del pollo e di coniglio, come con degustazione di pollo allo spiedo e con le vetrine satiriche. Oggi, 8 settembre, c'è la fiera mercato Madonna del Caroseno e adesso andiamo a fare una piccola panoramica su cosa pensa la gente di questa sagra e di questa tradizione. Quanti anni che visita questa fiera? Beh, sinceramente stamattina è la prima volta che mi trovo, sono di Castellana, abito alle Grotte, però stamattina è l'unica volta che mi sono trovato, anzi anche da ieri con la festa dei polli, che mi sono trovato, siccome io faccio un lavoro di autista, quindi quest'anno è la prima volta che mi trovo con la fiera dei polli qua. Perfetto, abbiamo preso proprio... Sì, purtroppo. Al momento giusto. E sta piacendo la fiera? Sì, devo dire che è abbastanza organizzata. Ha già provato il pollo? Sì, ieri sera ho avuto l'opportunità di provarlo. Un pochettino disorganizzati per quanto riguarda la fila per la prenotazione del pollo. Dovevano dare i numeri perché magari qualcuno si infilava nella fila e passava avanti. E le vetrine invece? Le vetrine devo dire effettivamente confronto agli altri anni sono un pochettino più striminzite, diciamo come decorazione, come tutte le altre cose. Okay. Grazie, okay. Buona giornata. A voi, buona giornata anche a voi, salve. Buongiorno. Buongiorno. È la prima volta che stai in fiera? No. No, da quanti anni che vieni a visitare la fiera? Da quando sono nata. E c'è qualche differenza? Noti la differenza magari da quando, non so, fra vecchia e nuova, facciamo così? No, non lo so, non penso. Stesso posto? Vabbè, quando ero piccola era sempre qua, mi sa. Poi c'è stato un paio d'anni alla 167 e ora siamo di nuovo qua. Più che altro per me è la vicinanza a casa. Perché vivi qua nei pressi? Perché vivo qua, ok. Ti trovi comoda, insomma? Sì. Pure per fare una passeggiata? Sì, questo sì. Ok. Hai comprato qualcosa? Al momento è calze e mutandine. Ok, le cose che servono di sì. Solito. Ok. Bella. Invece la sagra del pollo, insomma, avete già provato il pollo, avete mangiato sì, qualcosa? Sì, ne ho preso uno, ma sono rimasta delusa del prezzo, sinceramente. Ok. Un pollo 11 euro, non lo so. Sarà anche quello che stiamo vivendo, ma come lo stanno vivendo loro, lo stiamo vivendo un po' tutti. Quindi mi è sembrato esagerato pagare un pollo 11 euro. Ci saranno le loro ragioni anche dei negozianti, non lo metto in dubbio. Però stiamo vivendo tutti un periodo critico. Ok. Invece le vetrine? Quelle sono state molto simpatiche, sì. Ho avuto modo di vedere, anche se ne ho viste giusto due o tre. E quindi non posso valutare non avendo viste tutte. Ok. Ok, ti è piaciuto qualcosa? Non lo so, magari. Quella di vicino a casa mi è piaciuta, dato che era come di sensibilizzazione verso la guerra con la Russia, quella mi è piaciuta. Ok. Grazie mille, buona okay, giornata. Grazie, ciao. Da quanti anni visiti questa fiera? Tantissimi ormai, ero una fanciulla, ora sono fatta una vecchiarella, quindi no, tantissimi anni, saranno oltre 10 anni. Secondo te è cambiato qualcosa da come era prima a come sta ora? Beh no, più o meno io la ricordo sempre così, più o meno. Stesso posto? Stesse robe? Stessa gente? Sì, dai, no, forse prima era in Piazza Garibaldi, se non ricordo male. Ora magari qui c'è più spazio. Se non ricordo male, io ho la memoria, l'Alzheimer. Ah, non è vero. Senti, e invece le vetrine? Le vetrine dei polli? Le vetrine dei polli hanno subito variazioni, perché mentre prima, sai, si metteva proprio la testolina del pollo, ora invece, come è giusto che sia, ci sono quelle, insomma, di plastica. Hai avuto modo di vedere le vetrine di quest'anno? Pochissime, cosa ne dici? Pochissime, però quel po' che ho visto
abbastanza interessante. Okay. E invece il pollo hai provato quest'anno? Ancora no, se devo essere sincera, oggi a pranzo lo proveremo, dai, come da tradizione, pollo, focaccia. Ok. Insomma, preferisci mangiare a casa anziché magari fuori, uscire, vedere la festa? Dai, no, esco, vedo la festa, però se capita che mangio a casa, ok, altrimenti se siamo in compagnia magari anche fuori non dispiace. Grazie mille. Grazie a voi, gentilissimi, una buona giornata e una buona fiera. Un bacio. È la prima volta che state facendo il giro? No, perché comunque io sono castellanese, quindi ogni anno è diritto venire qui alla fiera. Ok, da quanti anni più o meno? Da quanto sono nata? 20 anni quindi. Perfetto, giusto per scoprire quanti anni avete più o meno. Secondo voi c'è qualche differenza fra qualche anno fa e quest'anno? Magari se c'è qualche differenza nella fiera, nell'organizzazione? Non lo so, però sicuramente quest'anno è molto meglio perché rispetto agli altri anni la fiera è tornata qui giù Porta Grande. Invece l'anno scorso, anche 2 anni fa, a causa della pandemia, appunto la fiera si svolgeva dove c'è il centro commerciale. Per tradizione io preferisco la fiera qui giù Porta Grande. C'è anche magari più spazio qua? Assolutamente sì. E tu che ne dici? È la stessa cosa, l'anno scorso era diversa, quindi preferisco questa. Ti piace più qua? Anche, sì. Ah, senza mascherina è importante. Sì. Avete già provato il pollo allo spiedo? No. No, stiamo aspettando questa sera. Ok, uscite stasera o mangiate a casa? A mangiare il pollo? Dagli amici. Avete acquistato qualcosa in fiera? Quest'anno no, non ho acquistato nulla, almeno io no. Siete più consapevoli quest'anno, no? Se prima eravate magari più bambini, dici fa niente che pesciolini, invece adesso è un po' più consapevole. Peccato che muoiono i pesciolini. Esatto, è vero, sì. Grazie, è stato bellissimo. Grazie a voi. Grazie, ciao, buona giornata. Anche a voi. Ciao. Abbiamo trovato in giro Caos Wacco, Castellanese Doc. Cosa ne pensa di questa fiera? Allora, prima cosa volevo dire che io sono vegano, quindi non mangio pollo, non mangio derivati, però mi piace il pollo nonostante sia vegano. Perché alla festa del pollo si viene per mangiare il pollo. E infatti. Anche se sei vegano dovresti mangiarlo, perché comunque sono polli ricercati, giusto? No, scherzo, è una bellissima festa, a me piace, mancavo da 10 anni perché ho vissuto tanti anni a Firenze. E sono contento di rivederla, è piena di gente, c'è il delirio, bellissimo. Sono contento anche di ritrovare voi, io Pino e la Valeria, wow. Grazie, invece le vetrine ti piacciono di quest'anno? Le vetrine non ho avuto ancora modo di vederle, però le vedrò stasera se ci sono ancora. Però ho notato che non ci sono più polli veri, ma sono, sì, plastica, sono tutti, per sì, gli animalisti, e ci sta. Giustamente, sì. Che lì è vegetariana davvero, ma quando li ha visti ha detto ah! Comunque è grande. Invece la fiera, insomma, visto che sei tornata da Firenze, sicuramente questa, la tradizione, la tua provenienza si fa sentire? È bello tornare a casa? Beh, certo, sempre. E penso casa che la è sempre fiera, casa. La fiera è anche un modo di sentire. Sì, la roba che mi piace della fiera sono le tartarughe che sono lì, è vero. Però vado a prendere 2 tartarughe. Grazie. E qualche pesciolino. Qualche pesciolino, quello sempre. Grazie mille. Grazie a voi. Ciao. Ciao ragazzi. Buongiorno ragazzi, siete stranieri? No, però oggi sì. Oggi siamo. Sì, oggi siamo in veste straniere. In veste straniere. Ok, sappiamo che non siete stranieri, no, quindi. Però per come vi siete acconciati, siete proprio belle tutte e due. Grazie, grazie, grazie. Vi piace la fiera? Come sta andando quest'anno la fiera? No, no, sto vedendo molta gente. Sì. È molto bella, c'è molta, molta roba. E le vetrine, avete già visto le vetrine satiriche? Le vetrine ancora no, noi le abbiamo viste, speriamo di vederle stasera, però ieri abbiamo fatto un bel giro in piazza, stamattina qui, e ci ha fatto tanto piacere vedere tantissima gente. E i polli, avete mangiato i polli allo spiedo? Ancora no, a pranzo. A pranzo, a pranzo. Sì, sì, pollo, sì, focaccia, mortadella e provolone. Questa è la tradizione, sì, giusto? Tradizione, tradizione. Una volta si usava il formaggio punto. Sì. Racconta. Ci sarà anche quello, infatti mio nonno lo prende tutti gli anni, è un formaggio che viene stagionato in un certo modo. E quindi escono tutti questi vermicelli, vabbè, a me, io il mio gusto personale a me non piace, però come tradizione ovviamente sulle tavole dei castellanesi ci deve essere per forza. Ci sono i vermi stamattina a pranzo, sulle tavole delle persone. Giusto, un po' di proteine, sì, insomma. Non fanno mai male, non fanno mai male, non fanno mai male.
Ok, allora tutto sommato vi piace tutto? Tutto sì, quest'anno rispetto all'anno scorso, anche dove è stata collocata la fiera quest'anno, diciamo preferisco rispetto all'anno scorso che è stata la 167. E nulla, no, mi sta piacendo quest'anno, dai. Una domanda così, avete mai preso gli animali, i pesciolini, tartarughe? L'anno scorso abbiamo preso un pesciolino al nostro cuginetto, però ha fatto vita breve, purtroppo. Ok, grazie mille. Grazie a voi. E buon proseguimento. Grazie, buona giornata. Com'è oggi la fiera? Molto bella, come tutti gli anni. Hai intenzione di comprare qualche animaletto? Sì, ho intenzione di comprare una tartaruga e i miei cuginetti. Che bello. Hai visto già, insomma, la festa, come sta andando? Molto bene, quest'anno ha superato le aspettative, nonostante gli anni scorsi non c'è stata possibilità di farla, in quanto, come sappiamo, abbiamo avuto la pandemia, quindi un ottimo risultato anche quest'anno. Secondo te c'è qualche differenza fra le feste, diciamo, precedenti e queste di quest'anno? C'è stato un recupero, pian piano, comunque è una festa conosciuta in tutti i paesi, quindi cioè, viene gente da ogni paese. Vengono a comprare stamattina, tutti qui. Spero per i commercianti di sì. Qual è la tradizione a Castellana? Oggi cosa si mangia a pranzo? Oggi si mangia il pollo, la focaccia e poi magari si farcisce con mortadella, provolone. Ci vendono anche il formaggio punto. E com'è questo formaggio? È un formaggio con i vermi, però piace soprattutto agli anziani. Perché fa parte della loro tradizione. Sì, sì. A te non piace? Sì, dai, ogni tanto mi piace assaggiare qualcosa di particolare. Si muovono dentro questi vermi? Cioè, in realtà c'è quello proprio con i vermi, proprio che si vedi che si muovono, e poi quello un po' piccantino, buono perché per la gente a cui piace il formaggio stagionato. Ok, grazie. Prego, grazie a voi. Buona giornata. Salve. Ragazzi, siete di Castellana? Sì. Qual è la vostra visione della fiera? È una bella fiera, tutti gli anni, soprattutto la fiera che fanno di mattina, veniamo qui, giriamo, vendono molti articoli interessanti alla fine. Anche se noi non compriamo nulla, effettivamente. Non compriamo nulla, però è molto bello, c'è un sacco di gente. Ci sta a farci un giro una mattina. Castellana. So che non avete visto le vetrine, non avete mangiato il pollo. No, le vetrine sì, io. Ok. Però il pollo non l'abbiamo mangiato. Comunque sono molto belle, sono simpatiche. Nonostante sia tradizione mangiarsi il pollo, precisamente. Esatto. Ok. Che fate stasera? Giriamo. Giriamo un po' di bar, vediamo, capiamo un po' la situazione. Nei bar si festeggia qualche sagra del pollo? Beh sì, per i ragazzi sì, c'è il punto di ritrovo. Quindi diciamo la festa, la fiera per voi è anche un modo di incontrarsi, di uscire. La voglia, sì, di incontrarsi. Prima che comincia la scuola è proprio bello. No, noi l'abbiamo finita la scuola, però è però sempre sì, bello. Un modo per studio in generale, esatto. Sì. È sempre bello. Per settembre. Ok. Buonasera. Grazie. Buongiorno. Bruno, non potevamo non farti a te la domanda di com'è questa festa. Beh, allora diciamo che io amo la festa dei polli, anche perché siamo tutti un po' polletti, no? Un po' galline, un po'. Tutti a Castellana siamo polli e galline. Quindi questa è la nostra festa, assieme ovviamente anche alle Fanò, ad altre feste bellissime qui a Castellana. Le vetrine sono meravigliose e poi guarda che bello vedere giù Portagrande pullulare di gente finalmente dopo il brutto periodo che abbiamo passato. Siamo ritornati a stare assieme e a vivere la vita. Come il pollo di quest'anno, l'hai già assaggiato? No, sai che per la prima volta quest'anno io non ho mangiato il pollo? Beh, è ancora il tempo, comunque okay. Pranzo, certo. C'è la sera. Allora, ho pranzo, cena, mi recherò in qualche polleria castellanese, comprerò un buon pollo e vi farò sapere sui social com'è il pollo di quest'anno. Senti, hai comprato qualche pesciolino, qualche tartaruga? Ma tu lo sapete che sono appena uscito? Da dove? Solitamente, da casa. Io solitamente, amici, tutti gli anni, quando è il giorno della fiera, alle 8 sto già fuori. Invece quest'anno, giro e volte e giro, sono arrivato alle 11:30 e io sono appena arrivato e non potevo che incontrare Valeria e Iopino
i miei carissimi amici che mi grazie. Hanno fermato e mi hanno onorato della loro intervista. Sei di Sai tu che ci hai onorati della tua intervista. Grazie, grazie ragazzi. Grazie a te, buona giornata. Un e buona festa grande. Grazie per quello che fate, un bacione. Grazie a te. Com'è la fiera oggi? La fiera quest'anno? L'aspettavamo da tanto tempo, che è bellissima, eh? C'è movimento di gente, anche nel paese c'è un grande movimento, l'ho visto sui negozi, specialmente dove si mangia, perché questa è una festa, è una fiera, è una festa dove in cui si mangia e si spende. La gente oggi non bada alle spese. È vero. Sia per mangiare e sia per i piccoli divertimenti che stanno in fiera. Ognuno di loro, chi prende un giocattolo, chi prende... Questa è la fiera dei pesciolini, sì. Dei pulcini, degli uccellini, che vicino alle bancarelle degli uccelli ce ne sono tante e tante di persone ad acquistarli, anche se non si spende tanto, però rimane il soldino all'acquirente che ha preso il posto sperando di lavorare sempre. È una, cioè quest'anno è come se una festa proprio di liberazione. Siamo senza mascherine. Dopo tanti anni di chiusura abbiamo visto un giorno di libertà. Se c'è solo qualcuno che va con le mascherine, però la rimanente della gente sì. Andiamo tutti senza, siamo liberi diciamo di tutto. Senti, tu sicuramente ne hai fatte di fiere da quando magari sei, non so, da piccolino sicuramente. C'è qualche differenza tra quella... Sì, la differenza sta che prima c'erano altre cose in fiera, adesso diciamo che sono... Prima c'era anche le fiere degli animali. Animali più grossi, sì, che ne so, la mucca, la mucca, l'asino, il cavallo, il traino. Quindi si poteva comprare proprio un animale, vero e proprio? Sì, c'era. Diciamo galline, polli, stavano tutte queste cose. Adesso l'hanno ridimensionata, ma non solo a Castellana, in tutte le fiere. Sono poche fiere che esistono ancora con gli animali. Però è anche giusto per come siamo, insomma, abbiamo gli appartamenti adesso anziché le campagne, è giusto che sia così, no? È giusto, sì. Ok, grazie mille. Grazie, la ringraziamo a voi. Grazie, buona giornata a voi. Cosa ne pensi di questa fiera, di quest'anno? Bella, devo dire bella, perché c'è poca gente, meno male, a quest'ora, e non c'è vento, meno male si riesce a camminare, si riescono a guardare le bancarelle, perché gli altri anni era sempre troppo affollata e non avevi neanche piacere di vedere niente. Invece quest'anno devo dire che è molto, molto bella, sistemata anche bene, devo dire. Avete intenzione di comprare qualche animaletto? Sì, animaletto penso di sì, per il resto no, perché già devo dire che ci ha brusaglio in casa, ne abbiamo tante, perciò no, opterò per un animaletto, sì, giusto per fare la fiera al bambino come tradizione. Ok, e più o meno, insomma, ci sono tanti animaletti, no? Adesso ho visto anche qualche iguana, insomma, ci sono anche qualche animaletto esotico. No, iguana anche no, penso che punteremo su un pesciolino. Ah, un pesciolino. Pesciolino o qualche gallina, per il resto no, gli animali esotici a casa no. Anche perché mi sa che qualche tartarughina... Già ne ha detto, sì, già ce l'abbiamo, siamo già forniti. Ok, e invece avete fatto il giro, non lo so, ieri, oggi, avete ancora mangiato no, il pollo? Stasera avremo piacere di fare una passeggiata e di e assaggiare mangiare il pollo da tradizione, no? Sì. Oppure anche a pranzo si può mangiare il pollo. A pranzo già ci aspetta, sì, a pranzo come tradizione vuole, ci siamo casi mamma e si mangia il pollo. Ok, oltre al pollo. Il pollo, ecco, assolutamente non può mancare il formaggio punto e la focaccia. A te piace il formaggio punto? Sì. Davvero? Sì. Si muovono dentro. Non ci sono più, no, di solito adesso non sono più con i vermi non sono più. No, nel formaggio non ci sono. Con questo più. Caldo oggi no. Non dico. No, solo cioè, è sempre formaggio punto, ma senza vermi. Beh, saluti a tutti quelli che stanno all'estero. Una buona fiera per tutti e una buona giornata. Ci vediamo prossimo anno. Senz'altro, sì, se Dio vuole. Certo. Ciao. Addio piacere. Signora Mariella. Buongiorno. Buongiorno. Mi dica. Com'è quest'anno? Com'è la festa secondo te? Ah, bella movimentata, e il fatto che sta giù Porta Grande dopo 2 anni è bellissimo.
rivedere popolato Porta Grande, bellissimo. Hai già avuto possibilità di vedere, di provare il pollo e di vedere le vetrine? No, il pollo ancora no, mi aspetta per pranzo. Le vetrine ho visto qualcosina, carine. Bisogna camminare piano e fermarsi a guardare le vetrine perché ce ne sono tante e bisogna guardarle. Che tradizione c'è a Castellana oggi per mangiare a pranzo? Ah beh, il pollo arrosto allo spiedo, la focaccia di pera con mortadella e provolone. Questa è un'altra buonissima specialità di Castellana per oggi. Però il pollo preferisci comprarlo oppure lo fai tu? Lo cucini tu? Io preferisco comprarlo e gustarlo sul posto perché così non mi sporco casa. Beh, è importante anche questo. E no, è anche per stare con tanta gente, poter condividere la giornata con altri anche, perché anche se hai il tuo tavolo, però ci stanno quelle di vicino che magari il buongiorno ci sta. Stamattina avete approfittato di comprare qualcosa dalla fiera? Sì, qualcosina, giusto qualche pensierino per i bimbi della mia figlia, che insomma ha dei nipotini acquisiti, diciamo. È un pezzo di focaccia col provolone. Ci sta. Grazie. A voi, buona giornata, buona festa. Beh, allora anche noi adesso andiamo a prendere un bel pezzo di focaccia con mortadella, con le olive verdi, con il formaggio punto, con provolone, insomma, facciamo anche noi una bella festa. Anche perché a quest'ora ci è venuta già una bella fame, io sì. Qua dietro sento proprio lo stomaco che è gru 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 gru. Poi fa molto caldo e ci sta proprio adesso andare a pranzo. Quindi questa sera ci mangiamo il pollo. Questa sera ci mangiamo il pollo, vediamo le vetrine e magari registriamo qualcosa per voi. E non dimenticatevi che sai che in Puglia può interessare e coinvolgere anche te.